Solo noi continuiamo a denunciarlo. Gli sbarchi di clandestini in Italia sono raddoppiati dallo scorso anno, ma nessuno ne parla. Nei giorni scorsi la GNV Splendid, la nave quarantena che costa milioni di euro al mese di soldi pubblici, ha trasportato oltre 800 clandestini, tra cui una sessantina di positivi ad Augusta, in Sicilia. Vengono accalcati senza condizioni igieniche e di sicurezza, poi finiranno nei centri di accoglienza e molti tenteranno la fuga, disperdendosi a giro per l'Italia. Intanto le navi dell'ONG continuano a recuperare i migrati e a volerli trasportare in Italia. La Sea-Watch 3, la nave che ha reso caro alla Rackete l'idolo della sinistra, è a largo con 363 persone a bordo, mentre chiede al nostro governo di sbarcare in Italia. E c'è anche un allarme molto serio lanciato dai nostri servizi segreti. Molti dei miliziani dell'ISIS finiti a combattere in Libia starebbero tentando di prendere il largo verso l'Italia. Un fatto che si è già verificato, lo avevamo già denunciato più volte, ma nessuno ci ha mai ascoltato. Ci vogliamo svegliare? Che aspettiamo a fare il blocco navale proposto da Giorgia Meloni?